Ciao ragazzi, bentornati. Oggi è un video diverso dal solito perché è un video per sensibilizzare un pochettino anche le persone che sono al di fuori di YouTube, perché ieri, che questo adesso io non lo so quando lo carico questo video, comunque oggi è il 24 aprile, quindi il 23 aprile è la giornata ufficiale mondiale dei creator di YouTube, il 23 aprile, perché purtroppo l'85% delle persone che non lavorano su YouTube o che non hanno mai lavorato, che non si sono mai affacciate alla piattaforma in una maniera concreta, cercando di guadagnare comunque, perché comunque su YouTube non solo la monetizzazione con AdSense permette di guadagnare, ma anche le sponsorship, anche le affiliazioni Amazon. Insomma, è come se si diventa un'azienda quando hai un canale di successo, diventa un'azienda. Quindi l'85% delle persone fuori da YouTube pensa che YouTube sia una roba da ragazzini nerd viziati o famosi, quando in realtà tu devi avere una mentalità imprenditoriale come se hai una fabbrica, perché produrre video, ok, voi vedete solo questa cosa qua, cioè il video caricato, ma dietro c'è un sacco di lavoro, c'è la ricerca della posizione giusta, dello script, la ricerca anche di cosa dire, quindi c'è tutta una regia dietro quasi cinematografica. Quindi è come quasi se ottieni una laurea su YouTube quando hai un canale di successo. E non per forza devi avere 1 milione di iscritti per ottenere questo, perché YouTube è come un nuovo tipo di lavoro che si chiama colletti bianchi moderni. Perché i colletti bianchi cosa sono? Sono quelli come mia mamma che è andata per 20-30 anni a lavorare con la macchina perché c'aveva il capo che le diceva cosa scrivere. Invece noi su YouTube siamo i nuovi colletti bianchi, cioè dobbiamo scoprire il nostro talento e buttarlo sul video. Quindi è come se stai facendo un lavoro di colletto bianco, ok? E quindi c'è uno stigma. L'85% delle persone fuori da YouTube non capiscono che è un lavoro quasi aziendale per produrre, perché tu comunque se vuoi avere una vita, cioè YouTube che ti ripaghi di tutto questo lavoro, perché purtroppo ci vuole un sacco di lavoro e poi non è per tutti, perché non è per tutti fare, perché sennò tutti quanti avremmo 1 milione di iscritti, invece non è per tutti, purtroppo. Non tutti hanno il talento imprenditoriale. Beh, anche per essere imprenditori di se stessi, devi avere talento imprenditoriale, quindi devi aver studiato almeno qualcosa di marketing, qualcosa di economia, qualcosa anche di teatro, perché comunque parlare di fronte alla telecamera, ragazzi, provate, non è facile. E avere la confidenza di fronte alla telecamera, anche la maniera giusta di parlare e anche intrattenere, non è facile, non è semplice, non c'è una laurea su questo, non c'è una laurea su YouTube. C'è la laurea su come diventare influencer, però. Quindi vi dico qualche cifra. Il 75% dei ragazzini attualmente vuole diventare uno youtuber. Prima, negli anni 80-90, queste cifre erano comunque se volevano diventare astronauta al primo posto, dottore o vigile del fuoco. Questo era quando ero bambino io. Tu volevi diventare o astronauta negli anni 80. Astronauta, vigile del fuoco o dottore? Questo era il sogno di tutti i ragazzini. Beh, adesso tutti i ragazzini, il 75%, vogliono diventare youtuber. E quindi gran parte della società, cioè circa l'85%, non lo capisce. Non capisce che YouTube è come un lavoro, ma è come se sei il capo, il CEO, cioè il presidente dell'ufficio dove lavori, non come se sei il colletto bianco che va a sentire gli ordini del capo. Il capo sei tu il CEO, sei tu il presidente. Quindi c'è uno stigma attualmente nella società che si crede che
che invece è una roba da ragazzini viziati, ricchi nerd. O un po' free free, ok, alla maniera di dire italiana, quando invece in realtà è un vero, comunque se hai un talento sportivo anche, devi avere un super talento sportivo per fare successo, come quel ragazzo che fa i salti, quel ragazzo di colore che fa i super salti, pensate che sia semplice, insomma è veramente, lo dice anche la canzone di Gianni Morandi, uno su mille ce la fa, anche su YouTube. Perché YouTube è come, comunque come riuscire a vendere un prodotto un milione di volte. Non è semplice, è come se scrivi un libro e lo vendi un milione di volte. Non è semplice. Se no anche quella che ha scritto Il Signore degli Anelli e quello che ha scritto Harry Potter avrebbero fatto successo subito, invece ci hanno messo anni e anni per raggiungere il successo. Stessa cosa YouTube, ci vuole un sacco di lavoro, io ci sono qua 18 anni ragazzi, con quasi 18 anni, ho quasi la maggiore età e quindi oggi faccio anche un recap di che cos'era YouTube, perché YouTube non si chiamava YouTube, si chiamava tipo Hookup, cioè praticamente era un sito di incontri quando è nato YouTube. Se voi andate su vediamo se riusciamo a farlo. Quindi si chiamava, ragazzi, ecco qua. Perché qua c'è il tizio, no, che ha inventato YouTube. Che è il tipo che ha fatto il primo video con gli elefanti allo zoo. Ok, ecco qua. Il primo nome di YouTube si chiamava Tune In Hook Up. Ed era un sito di incontri, ragazzi. Era un sito dating, Let Cupid Find Your Perfect, cioè era come quel sito di incontri adesso, cioè questa cosa non la sapevo nemmeno io. Quindi questa cosa non è andata bene in quel periodo e allora hanno iniziato a trasformarlo in una piattaforma per mettere video. E hanno caricato in pochissimo tempo, dal 2005 al 2006, 100 milioni di video. Quindi Google ha comprato, è diventato il secondo motore di ricerca, capito? Secondo motore di ricerca è diventato mondiale in un anno, quindi Google ha preso e ha comprato YouTube. E cosa fa YouTube? Con questo Google Ads, hanno messo Google AdSense che ha generato talmente tanti soldi da risollevare il PIL degli Stati Uniti, cioè il prodotto interno lordo. E milioni e milioni di persone hanno trovato lavoro. Thank you Judas for this video, così enlighten my mind. What is YouTube, cioè da sito per incontri è diventato il sito che ha fatto salire il PIL di intere nazioni, ragazzi. Cioè, quindi, che cos'è YouTube? È una cosa da nerd, è una cosa da ragazzini viziati. No. Fa alzare il PIL, ragazzi, fa alzare il PIL. Cioè, adesso attualmente 30 milioni di persone vivono da YouTube, pagano le tasse, vanno al cinema, vanno a mangiare, mandano i figli all'università. Cioè è come se stai aprendo un'azienda online, ragazzi. Quindi io qua non è che sto a vendervi chissà che cosa, è solo per illuminarvi e togliere un po' di stigma, perché comunque le cifre sono quelle, 85 persone, 85% della gente quando pensa a YouTube pensa che sia una roba che non è un lavoro, quando invece ieri era la giornata, comunque il 23 aprile è la giornata ufficiale dei lavoratori su YouTube. Quindi ci vediamo al prossimo sito, ciao!